Un anno speciale anche per una ex squadra di Ranieri, il Parma, che torna tra i professionisti del calcio. La promozione in Lega Pro dopo un solo anno in Serie D, nonostante le difficoltà iniziali. Presidente dei Ducali, Nevio Scala, tra i primi tecnici italiani ad affermarsi all'estero negli anni 90, l'Intercontinentale con il Dortmund e l'accoppiata Scudetto Coppa con lo Shakhtar. Scala esalta il percorso del nuovo Parma. Questa cavalcata è stata resa ancora più difficile per il fatto che siamo partiti al 1° di agosto da un fallimento. Avevamo un giocatore che è Alessandro Lucarelli, che ha voluto restare con noi, e poi tutti gli altri li abbiamo via via aggregati, e è stato fatto un lavoro straordinario, un lavoro di giorno e di notte che ci ha consentito appunto di arrivare all'inizio del campionato con una rosa di 24 giocatori. Il presidente Nevio Scala vuole sottolineare il rapporto con i tifosi. Abbiamo lanciato dei messaggi molto precisi di pulizia, di tolleranza, di serietà, di umiltà, e quindi la gente ha creduto a quello che abbiamo detto. 10.500 abbonati nei dilettanti è un segnale veramente straordinario. Significa che la gente ha bisogno di sentire che non si vende fumo, ha bisogno di sentire che si fanno le cose con molta serietà, con molta tranquillità e con molta competenza, senza peccare di presunzione. Questa è RDS.